Express, Fiorentina quarta, 35 punti, ieri sotto gli occhi vigili di Diego e Andrea Della Valle, l'esordio in maglia viola di Mohamed Salah, è arrivato anche il primo gol nella Fiorentina di Alessandro Diamanti, tanti temi di questa sera, anche perché continua il conto alla rovescia verso la gara contro il Tottenham. E allora entriamo subito nel vivo di questa serata insieme con noi Francesco Matteini. Buonasera. Emiliano Bigica. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Poi ci racconterai ovviamente dei tuoi ricordi nella Fiorentina, ma di quello anche che stai facendo adesso, perché sei il tecnico degli allievi nazionali dell'Empoli e reduce insomma da una vittoria proprio contro la Fiorentina. Iniziamo subito, sì, dicendo questo. Ma sì, sì, adesso alleno gli allievi nazionali. Ieri insomma c'è stata questa bella vittoria da parte nostra contro i cugini, diciamo, nel derby che tutti aspettavano. E sono contentissimo e quindi sono venuto anche più volentieri qui a trovarvi, ecco. Gianni Ceccarelli, ben ritrovato. Ciao Erika, buonasera a tutti. E abbiamo la nostra in realtà curva Fiesole simbolica, questa sera decimata dall'influenza, ma con noi una rappresentanza del Viola Club Firenze Ovunque, Riccardo Spada, il presidente. Buonasera. E abbiamo con noi anche un altro Riccardo. Riccardo quindi, socio del club. Tanto è successo in questa settimana e allora facciamo il punto della situazione insieme a questa clip. Thank you very much. I'm happy to be here, you know. I want to succeed here and I hope I can succeed here with the team. Su Cuadrado diciamo, è un grande giocatore, lo stimo molto, è un grande giocatore amato dal pubblico fiorentino, spero di riuscire anch'io di attirare l'amore del pubblico fiorentino. أعتقد إنه ساعد النادي بشكل كبير وكان بيأدي بشكل مميز جدا جدا. Niente, è successo tutto un po' all'ultimo, diciamo, e detto questo per me è un grande regalo, una grande opportunità che, ti ripeto, cercherò di dare il mio massimo, molto umile, molto con tanta voglia di dimostrare il mio valore. Voglio essere molto positivo e dare tutto a me stesso. Dai, siamo molto contenti e ci ha portato fortuna anche Diego Della Valle, ci ha fatto piacere rivederlo allo stadio e speriamo che torni molto presto. Inevitabile che te lo chieda, Dario, avete parlato anche di stadio, proprio di stadio nuovo? Ma non c'è bisogno che ne parliamo perché comunque le cose stanno andando avanti e siamo fiduciosi anche su quel fronte. Il sindaco ce la sta mettendo tutta, ci sono delle difficoltà, che a questo punto credo che bisogna veramente superarle. Perché sono tutte cose che poi non è il mese o il mese meno, abbiamo aspettato anni, però sì, perché ci sono momenti che si fanno dei passi avanti, poi altri momenti magari in mezzo e indietro, però l'ottimismo c'è ancora. Il gruppo ho trovato oggi, Rino. Che mi piace molto. Tornerà? Il gruppo che pensa alla mano. Io quando posso sto qua. Quando non viaggio, la prima domenica libera sto qua. Tanti temi dunque da affrontare insieme questa sera, iniziamo però dall'immagine che abbiamo visto poc'anzi di Alessandro Diamanti, l'esultanza. Alessandro Diamanti, già una immagine, una fotografia di questa Fiorentina del 2015.
Francesco. Sì, credo che Diamanti non solo abbia portato alla Fiorentina la sua qualità, che è quella su cui contava Montella, la sua capacità realizzativa, la sua esperienza, ma la Fiorentina ha trovato un trascinatore. Diamanti è uno che riesce a, diciamo, a fare punto di riferimento per i compagni, lo si vede in campo da come si muove, da come agisce, è uno di quei pochi giocatori che riesce a unire la classe, i colpi, le giocate alla grinta, è uno che prende e dà le pedate, non è soltanto quello che fa la bella giocata ma poi si disinteressa del gioco quando c'è da contrastare gli avversari, quindi è un giocatore da questo punto di vista come ce ne sono pochi e la Fiorentina di un trascinatore mancava da un po' di tempo, diciamo che gli ultimi io li identifico nel Toni, prima maniera, non quando poi è tornato e ovviamente aveva un ruolo un po' più defilato, insieme a Musu. Prima nell'epoca della Valle c'era stato la coppia di Livio Riganò, il tempo della risalita dalla B alla A, però altri non ce ne sono stati, non lo è stato Jovetic, non lo è stato Montolivo per questioni di carattere, non lo era Quadrado. Quindi Diamanti può coprire, a parte nello schema tattico di Montella, la seconda punta, ma nello spogliatoio l'uomo che trascina la squadra nei momenti difficili. Emiliano, sei d'accordo? Ma io sì, sono d'accordo. Sicuramente un ragazzo che si è calato subito nella parte, sembra che sia qui da inizio anno e invece sono appena 15 giorni che si allena con la squadra. È un giocatore di temperamento, un giocatore che ha imparato ad abbinare, oltre alla qualità, grande quantità, fa le due fasi sicuramente. La sua esperienza in Cina l'ha anche accresciuto, l'ha accresciuto, come dire, a livello di esperienza e penso che sia un'ottima alternativa per Montella e gli dà possibilità anche di variare il sistema di gioco e di avere, come dire, molte più chance anche sui calci da fermo. Gianni? Diamanti, insomma, guarda, già inserito direi molto bene nel gioco di Vincenzo Montella. No, sicuramente si è calato subito nella parte. Firenze, tifosi viola, Emiliano ce lo può raccontare perché l'ha vestita la maglia viola, ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giocatori che danno sempre tutto, dall'inizio alla fine, anche se qualitativamente non sei a livello forse dei più bravi. Qui invece abbini la forza di un giocatore, la voglia di dare tutto in 90 minuti o perlomeno fin quando rimane in campo, anche alla qualità, ed era quello che in questo momento gli mancava lì davanti, perché è vero che la Fiorentina ha giocato con Gomez, palle giocabili anche quando erano Quadrado, venivano col contagocce, mancava un po' di imprevedibilità, mancava quella voglia, quella sana grinta. Sì, ecco, bravo, quella sana grinta che lì mancava dall'inizio della stagione, perché ricordiamoci, la Fiorentina manca un giocatore come Giuseppe Rossi, che sicuramente avrebbe dato un voto diverso alla squadra. Diamanti è arrivato con un po' di scetticismo, perché poi ne parleremo anche durante la trasmissione, i giocatori che vanno all'estero non è più come una volta, vanno all'estero per finire la carriera. Ormai in Italia il campionato è quello che è, le risorse economiche sono anche quelle che sono, e quindi quando c'è l'opportunità anche di andare a guadagnare di più, nonostante l'età ti consente invece di stare a grandi livelli, è chiaro che fai una scelta del genere. L'ultimo lo possiamo vedere anche quello che ha fatto Giovinco andando a giocare in Canada, va a prendere 9 milioni di euro, trovatemi voi un giocatore in Italia che prenda quelle cifre, quindi è da capire che il mercato che viene fatto non è più vai a prendere giocatori finiti, ma li riporti in Italia sperando che ti possano dare qualche cosa. La Fiorentina ci è riuscita con Diamanti ed è stato bravo Diamanti ad entrare a calarsi subito nella parte nel giro di poco tempo, perché lui è arrivato, ci fu lo scampo di partita dove qualche critica arrivò perché secondo alcuni era grasso, sì, non era pronto. Tre partite invece ha preso subito in mano la squadra e ha subito segnato, quindi è anche merito del ragazzo che si è messo subito a disposizione di Montella e della stessa Fiorentina.
Volete aggiungere qualcosa? Insomma, abbiamo tratteggiato, direi, in modo completo l'inserimento di Diamanti in questa Fiorentina. Credo che Diamanti e anche gli altri si sono inseriti tutti. Guardiamo Salah, che è entrato in campo ieri e era ormai a Firenze da 5 minuti. Non conosce la città, non conosce la lingua, non conosce l'allenatore, i compagni, gli schemi di gioco. Conferenza stampa di presentazione, tra l'altro, il campo di gioco, araba. I tifosi, non conosceva nulla. Beh, insomma, è entrato in campo, certo, non avrà seguito soprattutto i movimenti senza palla che erano previsti, però insomma non mi è sembrato uno sprovveduto, non sembrava un pesce fuor d'acqua. Abbiamo visto altri giocatori essere molto più fuori dal gioco rispetto a lui, che arrivava e veniva buttato così nella mischia. Quindi probabilmente in questa campagna acquisti di gennaio si è riusciti a cogliere dei giocatori più pronti, sicuramente di gradimento dell'allenatore, e questo è sempre importante, e quindi potrebbe essere questo il più della Fiorentina, essere riusciti una volta tanto, perché nelle ultime campagne di inverno, chiamiamole così, non era andata troppo bene. Ricordo Anderson l'anno scorso, Sissoko l'anno prima, questi che venivano dalle grandi squadre che non avevano dato grande prova di sé. Salah potrebbe essere un'inversione di tendenza. Voglio dire, poi comunque Salah è un giocatore giovane che arriva dal Chelsea, quindi si può anche investire, perché uno lo può tenere ora, poi un altro anno ancora in prestito e poi, se meriterà, avrà questo riscatto, è molto alto. Gianni, aiutami milioni. Per quanto riguarda le questioni contrattuali. Salah è arrivato per 6 mesi con opzione per praticamente l'altra stagione, e quindi riscatto ai 18 mesi. Ha arrivato 6 mesi in prestito con lo stipendio pagato dal Chelsea. Al termine della stagione la Fiorentina può far valere un'opzione di prestito per altri 12 e mesi. E a quel punto però pagherebbe lo stipendio Lo stipendio al giocatore, e quindi tra 18 mesi la Fiorentina potrà decidere se riscattare o no il giocatore. Si parla per una cifra di 15 si parla intorno ai 15 milioni, ma potrebbe essere più alta. Tieni presente però che comunque in questi 18 mesi, se le cose, speriamo tutti, possono andare nel migliore dei modi, quindi aver trovato tra virgolette un nuovo quadrato, anche il Chelsea dovrà far ricordare un premio di valorizzazione alla Fiorentina, perché comunque in questi 18 mesi la Fiorentina avrebbe valorizzato i giocatori. E quindi la Fiorentina quindi farà pesare questo. Tornerebbero al tavolo e diciamo si parte da una base di 15 milioni trattabili. Ma poi speriamo che invece 15 ne valga 30, così lo riscattiamo a 15 e ci facciamo il busto. Una cosa, siccome stiamo parlando di riscattare, cioè sì, abbiamo parlato dei diamanti, io mi auguro che nel giro di poco tempo, ma io intendo una settimana o due, non di più, la Fiorentina riscatti subito diamanti. Perché anche lui è arrivato in prestito, tutti i giocatori sono arrivati alla Fiorentina in questa sessione di mercato, sono tutti arrivati in prestito. Sì. Allora, se Diamanti è subito diventato un giocatore importante per questa squadra, allora Fiorentino deve subito riscattare, perché sennò non vorrei dopo si arrivi alla fine della stagione viene valorizzato e ci arriva qualche altra squadra che lo possa portare via. Visto che abbiamo trovato un giocatore che è un trascinatore, per una volta riscattiamolo subito. Emiliano, insomma, che hai vissuto anche proprio da calciatore certe vicende? Ma insomma, ora una settimana, Gianni, mi sembra un po' poca, però no. Sicuramente è un giocatore che, ripeto, si è calato subito nella parte, è un giocatore che aveva voglia di tornare in Italia e è a due passi da casa, perché insomma lui è di Prato. Potrebbe essere un bel colpo per la Fiorentina, come del resto Salah, un giocatore che comunque, se è stato scelto dal Chelsea, ha dei valori, avrà modo di mettersi in mostra. E devo dire, io sono stato un po' fautore dell'acquisto del terzino destro, ecco, perché secondo me alla Fiorentina mancava un terzino destro che potesse permettere a Montella di tornare o di provare a giocare anche in certe situazioni con la difesa a 4. Rosi è un giocatore che probabilmente è più bravo dal centrocampo in su, però penso che sia un giocatore che sia stato impiegato precedentemente anche da terzino destro e potrà essere un'arma in più, ripeto, per l'allenatore per provare a qualche altro sistema di gioco che gli possa permettere anche di mettere più giocatori di qualità, visto che ce li ha tutti insieme in campo. Gianni, Francesco, per quanto riguarda l'arrivo di Rosi? No, anch'io sono d'accordo. No, sono curioso di domandare invece a Emiliano, da ex centrocampista ed attuale allenatore, se il cambio di modulo del secondo tempo di Fiorentina, cioè con i giocatori che poi ha messo in campo Montella e quindi trasformando i 3-5-2 e 4-3-3, è il modulo più adatto per questi tipi di giocatori che ci sono adesso,
oppure, visto che comunque Quadrato è stato cambiato con più giocatori, non con uno solo, le alternative sono molteplici a questo punto, ha altre soluzioni che possono invece adattarsi meglio ai giocatori a disposizione. Ma ricordiamo allora, tra l'altro, 4-3-3 a cui ha fatto riferimento anche come opzione Montella per quanto riguarda la lista UEFA. Esatto, perché non c'è, in lista UEFA non c'è Diamanti. Non c'è Diamanti, però comunque lui ha detto ho voluto inserire dei giocatori che mi possono permettere di poter mettere in campo anche il 4-3-3. Ma allora, inizialmente il discorso del 4-3-3 io penso che sia un modulo più adatto per giocare in Europa, perché in Europa insomma anche la Juventus quando ha giocato l'anno scorso, due anni fa, col 3-5-2 è un modulo insomma che può essere non adatto ai sistemi di gioco che poi si vanno a incontrare. Poi squadre che tengono i ritmi alti. Che hanno giocatori forti sugli esterni nell'uno contro uno, quindi penso che Montella abbia anche calcolato questa cosa qua. Per quanto riguarda, ho dimenticato l'altra domanda, Gianni, scusami. No, ora che comunque Montella non ha più solo un giocatore per sostituire Quadrato, ma più giocatori, sì. A questo punto se il 4-3-3 è il modulo, è comunque quello per esaltare al meglio. Quello oppure... più funzionale per questi giocatori. Sì, sicuramente il 4-3-3, ci può essere il 4-2-3-1, perché sai, col 4-2-3-1 hai la possibilità di mettere dentro diversi giocatori offensivi che hai. Forse però la Fiorentina i due non ci sono. I due di metà campo ci effettivamente vogliono due De Rossi per giocare. Sì, o comunque uno tra Pizarro e Borja Valero con un centrocampista più di sostanza, ecco. Ma te e questa idea che ha avuto Montella tra Roma e domenica contro l'Atalanta di due centrocampisti Pizarro e Badelli? Che non giocano in linea, ma giocano spalzati per non permettere. Sì, però io penso che insomma potrebbero essere loro due, oppure è difficile? No, secondo me è difficile. Quantomeno a partita da inizio partita. A partita in corso, quando magari le squadre si allungano, i ritmi possono anche essere un pochino più bassi, puoi anche azzardare due mediani di costruzione più quattro giocatori offensivi. Sì. Però, ripeto, io non tralascerei il 3-5-2 che è il modulo che è ritornato a dare, come dire, sicurezza ai giocatori, continuità dei risultati. Quella linfa vitale che, non dimentichiamo, a inizio era mancata, perché la Fiorentina, se non sbaglio, si trova un pochino lontana dal secondo posto, perché mettiamo nella classifica, ce il voler giocare con la difesa a 4 secondo me non aveva i giocatori ideali, perché non aveva un terzino destro, e penso che Gonzalo Rodriguez, che è il leader difensivo della squadra, si trovi meglio a giocare a 3 e non a 4. Quindi io non tralascerei in campionato il 3-5-2, che è quello, ripeto, il modulo che ha dato ha ridato certezza alla squadra, e in Europa. Montella, da buon allenatore qual è, penso che abbia pensato a un 4-3-3, perché ti dà la possibilità. C'è il sistema di gioco più funzionale per giocare, per i giocatori che ha, per giocare in Europa. Ci avevi fatto la domanda, sì. Su Rosi, io non sono d'accordo con loro due su Rosi, no, io non credo che la Fiorentina possa aver bisogno di una riserva del Genoa. Non me lo spiego com'è che si debba andare a prendere un giocatore che non riusciva a fare il titolare nel Genoa. Nemmeno nel Sassuolo. E nemmeno nel Sassuolo, quindi forse prima ancora nemmeno nel Parma. Quindi ecco, mi chiedo come mai c'è bisogno di questi. Io penso che forse ci vorrebbe un pochino più di coraggio nei confronti dei giovani. Penso che possa esserci qualcuno su cui investire nella primavera della Fiorentina, perché sennò è inutile tenere i settori giovanili se poi i giovani non sono mai pronti. Lo so che qui in Italia c'è un po' il vezzo che uno fino a che non ha 26 anni viene considerato un giovane con margini di miglioramento, ma all'estero quando uno è bravo, se ha 19-20 anni, gioca titolare nel Bayern, nel Barcellona, non nelle squadrette. Da noi questo non succede mai, sfondi una porta aperta. Il problema è, cioè, questo discorso te lo farei anch'io, però nel momento in cui in Italia non c'è questa capacità di aspettare, anche da parte dei media, da parte dei tifosi, di aspettare un giovane, di permettergli l'errore, e d'altronde vai a prendere un Rossi perché il mercato ti offre in questo momento Rossi, e
L'allenatore probabilmente lo conosce perché l'ha avuto anche, certo, a Roma, quindi, è stato compagno di squadra insieme con lui alla Roma, quindi sicuramente c'è stata la possibilità di prendere un giocatore, visto che Richards non si è mai visto, e Richards giocava nel Manchester City. Ci sono alcuni misteri, Marin non giocava titolare nell'Anderlecht. Benissimo, quindi sono situazioni di mercato che magari noi non possiamo conoscere, però Rossi può essere un'alternativa anche a partite in corso di passare una difesa a 4 con due terzini che spingono come lui e Pasquale, nel caso devi recuperare una partita o nel caso devi, devi vincerla, ecco. Quindi io penso che però un po' più di coraggio per lanciare i giovani, perché sennò è inutile lamentarsi. L'unica è l'Empoli, se dobbiamo parlare di una società che segue con la politica è l'Empoli. Se uno fa l'esempio dell'Empoli poi ti dicono vabbè, però l'Empoli oscilla fra Serie A e Serie B. Io dico che all'estero anche le grandi società puntano sui giovani. Da noi mi piacerebbe vedere una società come la Fiorentina che è un po' più coraggiosa, che Piccini invece che mandarlo a svernare in Spagna lo fa giocare. Non ci serviva l'esterno destro, l'avevamo, l'abbiamo mandato al Betis a 22 anni Piccini, no 16. Tu dici dunque, Francesco, qui, o arriva il nome, se non arriva il nome del mercato, può essere valorizzato. Se come esterno e destro un mi prendono un grande giocatore, allora mi inchino. Se si deve prendere Rosi. Io domenica e lunedì ho fatto gli ultimi giorni di mercato su a Milano. La Fiorentina è andata a cercare Rosi domenica sera, ha chiamato Pradei, ha chiamato Capozucca chiedendogli se era possibile prendere il giocatore. Parlando con Capozucca ha avuto alla prima telefonata la stessa impressione che ha avuto Matteini, nel senso, dice, cosa ve ne fate di Rosi alla Fiorentina? L'obiettivo non era Rosi, l'obiettivo della Fiorentina non era, era diciamo la ruota di scorta, se doveva saltare l'altro affare, potevano andare a prendere Rosi. L'obiettivo era Montoya del Barcellona. Quando sono arrivati a Milano, sia Pradei che Marsiai, il giorno dopo, il pomeriggio, sono stati tutto il pomeriggio a cercare di chiudere questa trattativa con il procuratore di Montoya, con il Barcellona. Il problema è che il Barcellona, con il noto problema di non poter fare mercato in entrata, in quello in uscita fa pagare i giocatori, se costa 5, te ne chiede 12. Chiede 13, a 18 Fiorentina ne hanno chiesti 15. A quel punto, visto che mancavano poche ore, hanno deciso di rimandare la questione Montoya a giugno prossimo, quindi al mercato prossimo, e di chiudere la trattativa per Rosi, che comunque era un giocatore che, come diceva anche Emiliano, Montella conosce perché lo ha avuto sia come giocatore, hanno giocato insieme, e sia come allenatore in quell'esperienza che lui ha avuto a Roma. Non è sicuramente il giocatore che cambia. Poi io spero che mi smentisca, che diventi il nuovo Lam. No, ma non è quello. Intanto però la regia ci propone dichiarazione di Pradei, ha mai trattato Montoya con il Barcellona. Ha parlato quest'oggi la gente di Montoya al sito areanapoli.it, facendo un po' il punto della situazione mercato. Dice ovviamente resterà fino a fine stagione in Spagna, poi vedremo. Però volevano proprio Rosi, quindi nessuna attenuante allora. Volevano proprio Rosi. Andiamo ad ascoltare comunque le parole di Vincenzo Montella sulla prestazione di Diamanti, ma anche sull'esordio di Salah. È stato cercato con insistenza perché ti dà questa presenza in partita, no? Se non l'alziamo anche oggi, il secondo tempo ha fatto fatica fisicamente, dava degli strappi, ma lo faceva con esperienza e anche con intelligenza, e poi ti dà questa qualità. Sinceramente mi aspettavo che non segnasse alla terza occasione, ma che lo facesse un po' prima, però può migliorare anche lui. Senti, e invece proprio sull'esordio di Salah, come lo gioca? È quello che ho visto in allenamento, con quanto lo conoscevo prima, un giocatore molto imprevedibile per gli avversari, rapido, anche di personalità, rischia anche la giocata. Molto molto imprevedibile quando ha la palla, ci mancava questa freschezza oggi nel primo tempo che lui ci ha data. Rispetto a quanto possa fare, credo che possa migliorare molto, soprattutto quando non abbiamo la palla, ma questo ci vorrà ancora un po' di tempo. Una curiosità, ho visto che lui ha spaziato in tutte le parti del campo, sei te che gli hai dato massima libertà oppure è un giocatore un po' anarchico, per capire, perché raramente si vede un giocatore spaziare così da una parte all'altra. A me piace molto credo molto nella disciplina in campo, anche se dentro la disciplina ci deve essere imprevedibilità in determinate cose.
ma anche l'imprevedibilità bisogna in qualche modo capirla. Però quando hai la partita in mano e giochi negli ultimi metri, come è successo a noi in quel momento, ci sta anche di andare in giro come è successo a lui. Insomma, mi piace questo. Quando la palla ce l'hanno gli altri mi piace un po' meno, perché va coordinata la corsa nel tempo, va gestita la corsa anche degli altri giocatori nel tempo, e su questo dobbiamo lavorare, ma è arrivato veramente da poco. Salah, Gianni, come ti è sembrato, come l'hai visto nel gioco di Montella? Ti è sembrato, insomma, giocatore che dare un giudizio su no vabbè per però insomma così giocato, di prima acchito la sensazione, no, è un giocatore che si vede che con la palla ci sa fare. Naturalmente, dicevamo all'inizio della trasmissione, la prima apparizione è un po' anarchico, perché doveva stare sulla sinistra al posto di Joaquín. Variava da a un certo punto sotto la maratona, poi era sotto la tribuna, e anche lui si rendeva conto. Infatti, se ci fate caso, sul gol degli amanti, lui ecco, è stato bravo, perché si è immobilizzato. Stava fermo, ha detto: via, non vado da nessuna parte, sto qui, e almeno gli amanti e il pallone è passato. No, ora a parte gli scherzi, si vede che ci sa fare tutto. Chiaramente, ora starà a Montella e anche a Home, e farlo entrare nei meccanismi giusti, negli schemi, e anche lui via via a trovare la giusta collocazione in campo. È un giocatore davanti, che Salah davanti danno quella velocità in più che forse serve, che aveva un po' perso la Fiorentina. Comunque anche Montella, nella descrizione di Salah che aveva dato prima che arrivasse a Firenze, già lo ricordava come un giocatore simile a Cuadrado. La differenza è che Salah riesce a fare bene nella fase offensiva, è veloce a fare la fase offensiva, fa meno bene la fase difensiva. Era quello il problema soprattutto che aveva Montella, e per qui si ritorna anche perché hanno preso Rosi, perché comunque è un giocatore che all'occorrenza può fare stare sulla corsia esterna e fargli anche la parte offensiva. Comunque credo sbaglieremmo a cercare in Salah una fotocopia di Cuadrado, perché se fosse una fotocopia di Cuadrado il Chelsea avrebbe fatto giocare Salah e non avrebbe speso 33 milioni per Cuadrado. Quindi è un giocatore che ha caratteristiche un po' diverse, probabilmente è anche, diciamo, più altruista. Cuadrado è un grandissimo solista, ma gioca un po' da solo. Forse Salah è uno che, se inserito in un gruppo, può essere anche un po' più utile al resto della squadra. Questo credo lo dobbiamo tenere presente, anche se io spero sempre che sia un bis dell'affare Nastasic-Savic. Quando abbiamo dato Nastasic abbiamo preso Savic e un sacco di soldi, magari ora abbiamo dato Cuadrado e prendiamo un quasi Cuadrado e un sacco di soldi. Vado a cogliere la sfumatura del tifoso, Riccardo. Allora, io volevo sapere, Salah gioca davanti come esterno, di solito lui può svariare sia a destra che a sinistra, perlomeno da quello che mi ricordo da quando giocava nel Basilea, ma Montella lo saprà gestire, perché lui a differenza del Cuadrado non rientra e quindi è costretto poi, magari come dicevate, a far giocare o Rose o Richards sulla fascia per... Infatti lo ha scelto nella lista UEFA pensando al 4-3-3, quando dietro c'è un difensore, proprio perché sa che questa fase non la fa, ma forse Emiliano è più esperto di tattica. Ma completare la risposta. Allora, io Salah non è un giocatore sinceramente che conosco bene, però però io penso che sicuramente avrà delle ottime doti in fase offensiva. Purtroppo il calcio è il calcio quello vero, e bisogna fare tutte e due le fasi. Allora, per permetterti un giocatore che non ti fa la fase difensiva, devi prima trovare l'equilibrio di squadra. Quando hai un equilibrio di squadra e lui pian piano riuscirà a capire che deve anche sacrificarsi nella fase difensiva, e allora troverà sicuramente più spazio nella Fiorentina a partita da inizio gara, ecco, e non a partita in corso. Comunque anche Joaquín non faceva la fase difensiva, ora ha imparato, la fa molto bene, no. Quindi dipende anche della voglia divenuto di Salah. Divenuto veramente indispensabile, dipende anche e dalla voglia di Salah di imparare più cose, no, se vuole avere più occasioni. Perché mi stai guardando così, no, sconcertato? Stavo ascoltando. Non sei d'accordo? Sì, no, sono d'accordo. Ripeto, i giocatori sono arrivati adesso. No, Joaquín non è arrivato. No, sto parlando, i giocatori sono arrivati adesso. Joaquín è uno che ha tirato la carretta fino adesso, ha bisogno di respirare, poi io, Montella l'ha detto, non ce l'ha più perché ha cambiato proprio modo di giocare, corre come un forsennato, come non ha mai fatto in carriera sua. È chiaro che adesso ha bisogno un po' di recuperare. Ora bisognerà vedere quanto tempo ci metterà Salah a entrare nei meccanismi giusti. A quel punto ci sarà l'avvicendamento e Joaquín potrà respirare, però è chiaro che adesso non ne può fare a meno.
No, ma aspetta Gianni, ma Joaquin i primi due mesi l'ha guardati dalla panchina, no, non è mai stato impiegato. Riposato. Riparto da voi tra pochissimo, restate con noi, tante novità, anche Renzo Olivieri solo per voi.